chiesto di intervenire per la dichiarazione di voto della lista Maroni Presidente, del gruppo Maroni Presidente, consigliere Galli, ne ha facoltà. Sì, grazie. Visto che inizialmente sono stato tirato in ballo per le vicende della costituzione del gruppo misto, io dico quello che dovevo dire, l'ho già detto e quindi non mi sembra opportuno soffermarmi. Dico solo che le democrazie più avanzate, questo deve essere è un elemento che così propongo all'Aula, le democrazie più avanzate, Stati Uniti e Svizzera, non a caso due democrazie federali, hanno un istituto che è l'istituto del recall, vale a dire i consiglieri che o i parlamentari o i sindaci che malgovernano, i cittadini possono attraverso una via referendaria legittimare o meno il cambio di casacca piuttosto che il malgoverno. Ora io credo che se in questo paese si assumessero delle procedure di questo genere, ne aumenterebbe sicuramente la qualità della democrazia, cioè se fosse possibile censurare i cambi di casacca attraverso una procedura che è quella della consultazione dei cittadini, probabilmente la qualità della democrazia ne trarrebbe giovamento. Entrando nel merito invece della mozione di censura, io mi permetto solo di sottolineare, Presidente Ambrosoli, quanto lei sa il sentimento di stima che ci lega. No, non più tardi di una quindicina di giorni fa abbiamo insieme incontrato in quest'aula gli studenti del corso di diritto pubblico dell'Università Milano Bicocca. E però da lei francamente non me l'aspettavo che dichiarasse, se non passa quella per Mantovani, presenteremo subito dopo una mozione di sfiducia per il governatore Maroni. Ora, che lei ricorresse allo strumento del ricatto, se non manda a casa Mantovani, noi mandiamo a casa il governatore Maroni, io da lei, proprio per il sentimento di ben distinta considerazione che ho nei suoi confronti, non me lo sarei mai aspettato. Lo ritengo una caduta di stile davvero vergognosa, me lo consenta. Per questa ragione, ovviamente, il voto contro la mozione di censura è profondamente convinto da parte della lista Maroni. Grazie.